Il nostro tour tra le più belle piste delle Dolomiti continua. Peter Phil è pronto a introdurci un nuovo tracciato. Oggi con Nico siamo a Sesto Pusteria, sulla pista Kristallhang, e ce la presenta la Carolina Troyer, una pista nera, abbastanza difficile, con belle pendenze. Siamo qui tra i cimi dei Dolomiti, adesso affrontiamo la pista Kristallhang, una pista nera, difficile, lunga 3 km più o meno, dislivello 350 metri, molto importante per il collegamento tra Croda Rossa e Monte Elmo, per quello adesso andiamo a vederla. Io, come tutti gli altri o tanti altri che vivono qui, ho iniziato a sciare, ho fatto le gare di sci, ho fatto 6 anni in squadra, squadra C, poi squadra B, ho fatto alcune anche Coppe del Mondo, più Coppa Europa, che ho fatto alla fine tutte le discipline, e anche in Coppa del Mondo, a parte discesa, ho fatto tutte le discipline. Sono arrivato una volta nelle prime 30, se no in Coppa Europa ho fatto anche podi. Poi i campionati italiani, assoluti, ho vinto la combinata e altri piazzamenti comunque sul podio. Siamo nella prima parte del Kristallhang, adesso arriviamo da un po' di piatto che ci invita di andare più veloce, invece adesso arriva la pista nera, il ripido, dobbiamo frenarci un po', controlliamo la velocità facendo le curve strette, corto raggio, lavorando un po' più di caviglia e ginocchia e godiamocela questa pista. La direttrice della scuola sci San Candido ormai da 3 anni, anche sì, lavorando un anno col Covid. Alleno anche i piccoli del posto, cuccioli e baby. Sono una fortunata che sono riuscita a fare i miei hobby come lavoro e cioè, è la mia passione, è quello che amo fare. Allora all'inizio del ripido troviamo 2 gobbe, poi si entra veramente nel ripido vero dove possiamo goderci la sciata facendo le curve strette, solo che ci vuole un po' più di tecnica, dobbiamo seguire il terreno. Per quelli che non se la sentano ci sono 2 varianti da fare, un po' più semplice, dopo spiana la pista e arriviamo fino in fondo a valle al Helmjet, la cabinovia che ci riporterà di nuovo su a monte. Allora, quando ormai 12 anni fa ho deciso di smettere e fare le gare anche un po' della salute, un po' di problemi avevo con la schiena. Comunque all'inizio mi mancava tanto andare in giro, la compagnia, anche fare le gare. Alla fine, da un momento all'altro, è cambiato tutto. Però anche adesso, siccome mi trovo sempre comunque sugli sci, è una bella esperienza. La cosa più bella del nostro lavoro è quando vedi o riesci a trasmettere la tua passione anche agli altri e li vedi crescere e divertendosi praticamente. Ciao Daniel! Ciao Carolina! Cosa hai preparato di buono per Nicaus? Prepariamo una bellissima tagliatella di segale fatta in casa con un ragù di selvaggina. Buono, buono. E come viene fatto? Il ragù di selvaggina, facciamo un fondo di cipolla, carota, sedano, lasciamo marinare la spalla tutta la notte, il giorno dopo la tritiamo, mettiamo il fondo, aromi, la lasciamo andare per un'oretta e aggiungiamo un po' di brodo. Ah, che bravo che Grazie. Sei! Mmm! Thank you.
Ecco Caroline, con questo è pieno di energie per sciare fino a sera. Buon Grazie, appetito. Ciao! Il nostro tour tra le più belle piste delle Dolomiti continua dalla prossima settimana.